viene definito bene comune. Questa definizione non corrisponde all'attuale realtà giuridica. Tuttavia, come spiegherò, la nuova normativa di tutela ambientale, di cui dirò dopo, apre, a mio avviso, la strada a una concezione del territorio come bene della comunità. Come è stato per il passato prima dell'epoca moderna, la quale ha visto l'affermazione da un lato del potere dello Stato e dall'altro lato della proprietà privata. Sono i due cardini su cui si è costruito lo Stato moderno: la sovranità, il potere pubblico, la proprietà privata. Non si è parlato più della comunità e quindi del territorio come comune. Tuttavia, la progressiva consapevolezza che l'uso della proprietà privata debba essere compatibile con le esigenze di utilità pubblica e di tutela del benessere umano ha determinato negli ultimissimi tempi un accrescimento della responsabilità dello Stato. Spiego bene come si è arrivati a questo, non è stato facile. Responsabilità di regolare da un lato l'uso del territorio per tutelare i beni che sono in essi e dall'altro lato regolare l'esercizio di attività prevalentemente industriali che hanno un impatto sull'ambiente. È nata così la legislazione di tutela ambientale e la legislazione di tutela dei beni storici, archeologici e paesaggistici. Questa legislazione è avvenuta negli ultimi 5-6 anni, lo spiegherò. Fermiamoci qui un momento per considerare un altro aspetto che riguarda i territori, su cui non tornerò più nel seguito della relazione, ma che figura però nel titolo del convegno e che sta assumendo una grande importanza per l'esistenza delle popolazioni, e cioè il rischio dei dissesti idrogeologici. Posso fare solo un cenno. Dal rapporto del Ministero dell'Ambiente del 2003, già allora risultava che la superficie del territorio italiano a potenziale rischio idrogeologico è pari a 21.504 km quadrati, cioè il 71% della superficie di tutta la nazione. 5.533 i comuni interessati, moltissime regioni. Siamo nel 2003, successivamente, come sappiamo, sono avvenuti disastri idrogeologici in Puglia, Calabria e Sicilia, sicché si può affermare che oggi quasi tutto il territorio dell'Italia è a rischio idrogeologico. Le cause di questo rischio sono certamente legate sia alla conformazione geomorfologica del suolo, estremamente fragile, sia all'acutizzarsi dei fenomeni atmosferici a causa del cambiamento climatico. Tuttavia è accertato che contribuiscono al rischio idrogeologico la massiccia cementificazione, il disboscamento e le agricolture intensive che hanno consumato il suolo. Si calcola che negli ultimi 40 anni la cementificazione ha coperto una superficie pari a quella della Lombardia e della Liguria insieme. Tutto ciò ha reso impermeabile il terreno. Infatti si dice che il cemento non fa respirare la terra, la coppia, così che l'acqua
codice dell'ambiente che è del 2006. Il codice dell'ambiente ha affrontato questo aspetto del rischio idrogeologico e ha istituito le autorità distrettuali con il compito di elaborare piani di bacino e di assetto idrogeologico. Questi piani dovrebbero indirizzare i soggetti preposti al governo del territorio, in particolare comuni e regioni, a una programmazione dell'uso del territorio coerente con le finalità di difesa del suolo. Bisogna però dire che questi atti legislativi e altre leggi emanate d'urgenza dopo gli ultimi disastri idrogeologici hanno determinato un disordine normativo, soprattutto per la individuazione con certezza dei soggetti istituzionali titolari delle diverse competenze e delle responsabilità in materia di difesa del suolo, sicché oggi non si è in grado di sapere se e quando i piani di assetto idrogeologico siano vigenti e se i piani urbanistici dei comuni e tutta l'attività e l'iniziativa dei comuni si conformino a questi strumenti di tutela idrogeologica. Di fatto, per quello che mi consta, negli atti autorizzativi dei comuni dei Castelli Romani non si fa riferimento ad un parere obbligatorio e vincolante dell'autorità di tutela idrogeologica, con la conseguenza che si continua a costruire su zone che ipoteticamente potrebbero essere a rischio idrogeologico. E questo perché queste leggi non trovano attuazione. Non si sa qual è questa autorità che deve compilare questi piani a cui i comuni devono attenersi. Poi succedono i disastri, muoiono le persone e si dice: ma perché è stato costruito in quel posto? Appare quindi necessario completare e rendere efficaci i piani di assetto idrogeologico e rendere obbligatori per i comuni conformare i propri piani urbanistici e gli atti di autorizzazione alla pianificazione idrogeologica. Quindi punto e basta per